La crisi economica e le strategie per superarla, questo è il tema affrontato dal Centro Studi ILVA che ha proposto le sue soluzioni, innovazione e ricerca, le uniche in grado di fare la differenza in questo momento. L'economia oggi reale o virtuale? Interrogativo posto dal Centro Studi ILVA con l'obiettivo di offrire l'opportunità di approfondire i cambiamenti sociali in atto determinati dalla crisi economica e finanziaria, ossia dalla recessione. La fase attuale della crisi è caratterizzata da un lato dalla necessità di rientro del disavanzo pubblico, dall'altro dalla debolezza del quadro congiunturale internazionale. Il Centro Studi ILVA avanza una riflessione riprendendo l'affermazione di Somavia, direttore generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro. È giunto il momento di mettere l'economia reale al comando dell'economia mondiale con il sistema finanziario al suo servizio. Ciò significa porre al centro delle decisioni gli investimenti produttivi nell'economia reale. Un'economia reale che purtroppo stenta a ripartire perché forse distratti dalle motivazioni finanziarie non ci concentriamo sui fattori che possono rilanciare l'industria, il manifatturiero, appunto l'economia reale. E probabilmente ci sfuggono alcuni dati di fondo dell'intero sistema, pochissima innovazione, difficoltà ad entrare nei settori emergenti e anzi, per certi versi, un eccessivo attardarsi a rincorrere i paesi emergenti. Probabilmente il nostro punto di forza è la disponibilità di una rete, di una struttura di manifatturiero che ancora oggi ci pone al secondo posto in Europa, subito dopo la Germania. E da questo punto di vista la situazione anche di Taranto è decisamente incoraggiante, perché la rete industriale che a Taranto è ancora ben viva, ben vivace, potrebbe fungere per certi versi persino da modello per poter immaginare degli interventi sull'economia nazionale. Noi ci auguriamo che il ripensamento dell'economia e lo spostamento verso l'economia reale ci aiuti a trovare soluzione ai seri problemi che oggi abbiamo, seri problemi dal punto di vista sociale, che è legato essenzialmente alla disoccupazione e quindi di conseguenza all'opportunità e capacità di spesa, e alla possibilità di gestire la produzione e quindi di conseguenza l'industria in una condizione di opportunità di lavoro e quindi di conseguenza di opportunità di crescita sociale e che in qualche modo possa consentire la via di uscita da una situazione di crisi che, ahimè, durerà ancora non poco. Preferisco leggere. Altamarea prova a dialogare con gli operai del siderurgico. L'incontro si è svolto ieri sera. Sentiamo com'è andata. Altamarea e gli operai, diritto alla salute, diritto al lavoro, sguardo al futuro e ripiegamento sul presente. E le dicotomie potrebbero continuare, tutte restituirebbero però l'immagine di un dialogo tra sordi. Questo perlomeno è quanto emerso nel corso del dibattito voluto dal cartello di associazioni ambientaliste che fanno mea culpa circa le modalità di coinvolgimento della classe lavoratrice tarantina in battaglie ritenute comuni. Scarsa la presenza dei lavoratori tra il pubblico, un elemento che forse ha confermato il timore di larghi strati del contesto ambientalista, ma che non sminuisce il valore dell'incontro, un giro di boa che segna la maturità di Altamarea nel momento di maggiore difficoltà da parte della stessa nell'essere, come nel recente passato, motore del cambiamento. Uno scollamento in breve che ha prodotto che cosa? Ma più che uno scollamento, diciamo una distanza, perché non c'è stato uno scollamento vero e proprio, non c'è stata una comunicazione dovuta probabilmente al fatto che presi da tale tante situazioni che poi puntualmente e quotidianamente si verificano, vuoi per la mancanza di tempo, vuoi per una mancanza nostra, ecco, effettiva, non si è mai riusciti a avere un dialogo aperto e franco con la classe operaia. Per reintavolare un dibattito proficuo si parte dall'analisi del libro Gli Invisibili del giornalista Fulvio Colucci e dello scrittore Giuse Alemanno. Per la verità è un tentativo che io ho voluto, cioè quello di far parlare ambientalisti e operai di questo libro, cioè di Invisibili, il libro scritto con Giuse Alemanno, un libro che, come sapete, traccia insomma un percorso storico, che è quello degli ultimi anni, quelli in cui il record di produzione dell'acciaio è coinciso purtroppo con episodi luttuosi dal punto di vista della sicurezza sul lavoro. Perché credo che lo scollamento tra classe operaia e città
vada superato attraverso lo strumento culturale. Non credo che ce ne siano altri, vista la totale inadeguatezza della politica. Voltiamo pagina, politiche sanitarie e sociali, questo il tema su cui si è interrogata la CISL di Terra Ionica. Tagli ai ministeri pari a 3 miliardi di euro, piano di rientro sanitario, sprechi ed inappropriatezza dei ricoveri e delle cure. Un panorama complesso, quello nel quale trovano applicazione le politiche sociali e sanitarie, ma rispetto alle quali la CISL avanza le proprie ricette. Bisognerà che in tutti i territori e nelle regioni si stabiliscano dei livelli di compartecipazione alla spesa, cioè i cittadini, data la limitatezza delle risorse, dovranno partecipare alla spesa. Però non potranno essere più partecipazioni uguali per tutti, perché dovrà essere previsto in funzione del reddito e del patrimonio di ciascuna famiglia. Questo per garantire un criterio di equità e per impedire che l'area di evasione venga premiata per l'utilizzo di questi servizi. Le politiche sociali sono importanti perché sono politiche di sviluppo, cioè si tende a considerare l'assistenza agli anziani, ai bambini, ai minori, gli asili nido come una sorta di spesa improduttiva. In realtà quelli sono servizi che consentono alla famiglia di lavorare, di tenere il nucleo familiare unito e nello stesso tempo di offrire la socialità necessaria. La spesa per welfare, tra l'altro ormai è statisticato, produce degli effetti sull'indotto occupazionale elevatissimi, 1 miliardo contro 17 miliardi di investimenti che attiva. Mai più mancanza di concertazione, ammonisce il sindacato di Bonanni. Su piani di zona, tanto quanto su tagli di posti letto, un dialogo preventivo avrebbe evitato infatti che si facesse cassa sul welfare. Noi abbiamo un sistema che è molto rigido nell'offerta sanitaria, perché è un sistema tradizionale fatto di ospedali prevalentemente a cui le persone accedono per avere le cure, e quello non significa avere cure appropriate. L'appropriatezza significa modularle, renderle flessibili sulla base di quello che esprime oggi la realtà sociale. Sanità: dal prossimo anno in provincia di Taranto si potrà partorire soltanto in 3 ospedali, 2 pubblici ed 1 privato. Lo ha detto ieri l'assessore alla salute della Regione Puglia, Tommaso Fiore, nel corso di un incontro con la delegazione dei sindaci e dei cittadini di 7 comuni del versante orientale ionico. Lo stabilimento pubblico Santissima Annunziata e la clinica privata Bernardini, ha detto l'assessore, saranno i punti di riferimento per quanto riguarda il capoluogo. L'esponente di giunta ha spiegato la necessità di fare i conti con i numeri. L'intera regione dovrà passare dagli attuali 42 a 21 servizi nascita per il pubblico e da 6 a 2 per il privato. Il nodo da sciogliere, che non mancherà di provocare molti malumori tra i partiti e nella popolazione della periferia, sarà quello di individuare l'unico ospedale in provincia dove si potrà nascere, e la scelta sarà tra Castellaneta, Martina Franca, Grottaglie e Manduria. Il presidente della Confcommercio di Taranto, Leonardo Giangrande, ha scritto al sindaco di Taranto in merito all'invito di quest'ultimo ai commercianti ad impegnarsi durante le feste natalizie per elaborare una strategia commerciale moderna ed innovativa. Parole giustissime, signor sindaco, dice il presidente, ma purtroppo non confortate dai fatti. Sono forse le eccellenze del territorio, quelle esposte in vetrina negli stand della Sagra Fiera di Natale allestita, andando contro il parere di associazioni e commercianti in piazza Garibaldi, nel cuore del salotto cittadino? Sono eccellenze del territorio le bancarelle e le merci contraffatte degli ambulanti di Via d'Aquino? Per non parlare poi dell'invito ai commercianti ad elaborare una strategia. È il caso di ricordarle, si legge ancora nella lettera, che la categoria su questo tema è da mesi che sollecita un confronto con l'amministrazione comunale sul tema del marketing e delle strategie. È stato addirittura sottoscritto un protocollo d'intesa con il comune. Non programmare i servizi, chiosa Giangrande, non riqualificare i luoghi, non destinare risorse alla promozione, al turismo, al tempo libero, alla cultura, significa non progettare la città, non creare sviluppo, in una parola, non generare economia. Mentre brillano i risultati dell'export che premiano la nostra regione, seconda in Italia, la Camera di Commercio commenta con soddisfazione l'esito della missione ad Hong Kong. Nel giorno in cui brillano i risultati dell'export che premiano la regione Puglia come seconda regione italiana, la Camera di Commercio di Taranto ha presentato il report sulla recente missione di alcune aziende agroalimentari del territorio ad Hong Kong. Che tipo di esperienza è stata quella di Hong Kong e soprattutto quali sono stati i prodotti che hanno tirato di più?
Mi mettete in difficoltà perché dovrei fare veramente uno sforzo mentale, perché io vi dico in generale il nostro Made in Italy tira come un treno merci tutto. Certo, se vogliamo sforzarci a tutti i costi per creare una scala gerarchica, possiamo dire l'olio ha avuto una performance eccezionale, il miele, addirittura abbiamo avuto delle richieste da alcuni buyer cinesi, perché Hong Kong è la porta di accesso a quel mercato sterminato, di avere l'esclusiva, proprio sia per l'olio d'oliva, per il miele, ma anche il vino, il formaggio è andato molto molto bene. Guardate, è difficile veramente creare una scaletta. Abbiamo avuto degli ottimi risultati, contatti eccezionali, alcuni si sono già trasformati in contratti, altri in itinere si trasformeranno sicuramente in contratti, così come è avvenuto per Chicago. Questo ci dà la stura, ci dà la forza e la conferma che il programma di internazionalizzazione che abbiamo fatto, e oggi lo posso dire anche con un pizzico di orgoglio, la Camera di Commercio di Taranto è sicuramente quella più dinamica dal punto di vista dell'internazionalizzazione nel sistema Union Camere Puglia, ma non sono immodesto se dico che forse è una delle più dinamiche a livello nazionale. Vuol dire che la scelta che abbiamo fatto di internazionalizzare il sistema delle imprese sta dando i suoi frutti. Il prossimo anno, sull'onda lunga di questi primi risultati ottenuti nel corrente anno, ci sarà un programma ancora più ambizioso di 5 missioni almeno all'estero, perché abbiamo capito che, sembra una cosa scontata e banale, ma ce la diciamo lo stesso. I mercati non ti vengono a cercare, sei tu che devi andare a trovare loro. È stata un'iniziativa veramente brillante. Le nostre aziende hanno avuto un grande successo a Hong Kong, il prodotto italiano, il Made in Italy, è stato molto apprezzato. Addirittura alcune delle aziende che hanno partecipato a questa missione stanno già programmando una nuova missione a Hong Kong per poter continuare i rapporti di affari avviati con questa importante realtà internazionale. Parliamo ora di lavori pubblici, in particolare degli interventi eseguiti sulla rotonda del lungomare di Taranto. La rotonda del lungomare rimessa a nuovo. Sono stati eseguiti i lavori di pulizia approfondita della pavimentazione della parte in carparo. È stata attuata la rimozione degli escrementi, lo strato di polvere depositatisi nel tempo e le scritte. Per quel che concerne la parte in carparo della rotonda, è stato eseguito un trattamento di verniciatura con prodotti specifici atti a preservare i manufatti. L'importo dei lavori affidati alla Splendor Sud è di circa 28.000 euro. Abbiamo pensato questo da circa un anno. Naturalmente la lentezza, come a tutti note, della macchina amministrativa è giusto, perché c'è bisogno di fare atti perfetti, e adesso riconsegniamo, perché non è soltanto una pulizia, come diceva appunto l'ingegnere Moccia, l'imprenditore che ha curato questo, hanno anche messo una vernice che impedisce di assorbire eventuali vernici, o per il pavimento impedisce che lo sporco si attacchi, quindi facilmente anche pulibile. Cioè, c'è anche una garanzia sul lavoro che è stato fatto. Presentiamo, ridiamo ai cittadini questa bella rotonda sul mare che è l'orgoglio della nostra città. E quindi siamo venuti qui non a inaugurarla come qualcuno ha potuto malignare, perché questa è stata inaugurata più di 100 anni fa. Siamo venuti a controllare i lavori e ci complimentiamo perché sono stati fatti veramente bene, e siamo contenti di aver speso bene il denaro pubblico. Beh, un altro scorcio di Taranto che è stato messo a nuovo nell'ambito del programma che si sta portando avanti delle zone da valorizzare della città, e la rotonda è una delle cartoline di Taranto. Segue gli interventi già effettuati in piazza Ebalia della Fontana, in piazza Maria Immacolata, pavimentazione, illuminazione. La settimana prossima prevediamo già di far tornare a funzionare la fontana monumentale di piazza Fontana, che da anni che non funziona. Poi c'è la pensilina Liberty, ci sono una serie di altri interventi che si stanno facendo per valorizzare la città. È un programma che si porta avanti, che si va a intersecare col programma delle opere più grandi e più importanti. Attualmente, per esempio, si stanno concludendo le procedure di gara per numerose opere importanti
importanti, come ad esempio la ristrutturazione dell'ex mercato coperto, la ristrutturazione, poi si cominceranno i lavori per il Palazzo degli Uffici, si realizzerà il nuovo, per la prima volta, un canile di stabulazione a Taranto. E altre opere nel campo dei servizi sociali come un centro diurno e altre ancora. Ora ci fermiamo, c'è la pubblicità, tra poco.